La chiesa di San Giovanni Battista è stata la prima struttura sacra a sorgere fuori dalle mura della città. Fu costruita a partire dal 1230, sopra una vecchia chiesetta denominata al tempo Santa Maria Nuova e terminata nel 1233. Durante la guerra d'Otranto, 1480, fu abbandonata. Fu poi riaperta al culto nel 1695 e intitolata a San Giovanni Battista. La struttura subì diverse modifiche nel corso dei secoli. La sua architettura è principalmente romanica, ma si notano influenze di vari stili, come quello arabo nei portali, gotico negli archi e greco per via della sua pianta a croce. Il fianco destro della chiesa è dominato dal portale principale, finemente decorato con volute vegetali. È ornato anche da colonnine pensili e sculture di animali. Un'opera di tufo rappresenta San Giovanni Battista, occupa la nicchia sotto il rosone del grande timpano. Le navate conservano intatte sia la struttura architettonica che l'apparato decorativo, di matrice romanica, e la cornice a triplice rilievo che attraversa la navata centrale e il transetto. Il tema vegetale riproponeva l'ebbrezza della primavera e la gioia della Pasqua. Attraverso la natura si giungeva a Dio. Le figure umane zoomorfe sono meno numerose. Altri capitelli hanno uno sviluppo narrativo più ampio. Ad esempio, c'è una figura umana dal volto sereno e dai tratti senili, che con sguardo compiaciuto stringe la barba con la mano. Rappresenta la saggezza che si acquista con la vecchiaia. Un altro capitello rappresenta due lupi insidiati da un'aspide, la saggezza che viene minacciata dal male. Un altro capitello rappresenta i grifi che beccano una valva, che contiene una foglia. I grifi rappresentano i bassi impulsi e le passioni dell'uomo. La foglia rappresenta l'animo umano. Difficile interpretazione del capitello grottesco, forse aveva valore apotropaico, cioè allontanava gli influssi malefici.